Se sei un installatore o un operatore di settore, ti ricordo che questo prodotto è acquistabile in MT Distribuzione. Hai qualche domanda inerente ai nostri prodotti? Compila il form che trovi cliccando sul link in descrizione. Ti risponderemo nei prossimi video. Buongiorno a tutti e bentornati ad una nuova puntata di MT Lo Trovi Qui. Io sono Simone, uno dei tecnici di MT Distribuzione, e oggi vi voglio parlare di Freedom Pro, un'azienda di Monza e della Brianza specializzata nella realizzazione di gateway che mettono in comunicazione i nostri impianti domotici Bticino My Home e impianti Connex con gli assistenti vocali quali Alexa, Google Home Assistant e Siri. Diamo uno sguardo al prodotto, in questo caso il EasyCon per KNX, disponibile anche come acquisto della singola licenza che si può installare a bordo di un Raspberry, oppure nel suo modulo da barra DIN alimentabile con una tensione di 12 o 24 volt alternata continua. Il morsetto a bordo per il collegamento con il bus Connex, il codice QR per il pairing code nel momento in cui lo abbiniamo al nostro account cloud e il pulsante di registrazione che ci consente l'accesso al dispositivo. Come accediamo al dispositivo? Accediamo semplicemente attraverso il suo indirizzo IP. Questa è l'interfaccia di programmazione. La programmazione è molto semplice, basterà caricare il nostro progetto Connex per importare automaticamente tutti gli indirizzi di gruppo all'interno del nostro progetto. Ecco qui. Possiamo quindi a questo punto creare tutti gli accessori che vogliamo comandare con i nostri comandi vocali, scegliendo la categoria dell'accessorio. Possiamo scegliere, come vedete, tra una numerosa quantità di oggetti, quindi il controllo della tapparella piuttosto che della luce, luci dimmerabile, luci RGB, sensori di umidità, di luminosità. Possiamo anche addirittura lanciare degli scenari Connex con i nostri comandi vocali. Vediamo l'esempio, creiamo un oggetto luce e, come vedete, abbiamo la possibilità di, semplicemente trascinando gli indirizzi di gruppo dalla colonna di destra alla pagina della configurazione, sulla casella di controllo di stato, sarà sufficiente trascinarli per associare il controllo, in questo caso dell'on-off, il feedback nella casella di stato e, allo stesso modo, possiamo anche quindi associare gli indirizzi di gruppo che vanno a pilotare la luminosità, la saturazione o il colore addirittura di questo punto luce. A questo punto si clicca su salva e il primo oggetto è creato. Come avviene poi l'importazione di tutti questi dispositivi che andiamo a creare sui nostri assistenti vocali? Semplice, attraverso la piattaforma cloud di Freedom Pro. Sarà sufficiente cliccare su Abbina e gestisci i tuoi dispositivi, accedere o con l'account Google o con l'account Facebook. E a questo punto cliccare su Abbina dispositivo. La pagina troverà automaticamente all'interno della nostra rete locale il dispositivo che possiamo riconoscere tramite il numero seriale. Lo andiamo a selezionare, gli diamo un nome e a questo punto andiamo a scrivere il pairing code che c'è scritto a bordo del dispositivo. Il dispositivo è associato ora al nostro account. Possiamo, andando sulle impostazioni, condividere il dispositivo con altri utenti. Sarà sufficiente inserire l'indirizzo mail del nuovo utente e cliccare su invita. E qui sotto abbiamo una panoramica degli accessori collegati al nostro EasyCon per KNX. L'aggiornamento firmware avviene automaticamente. E
vi ricordo inoltre che il dispositivo EasyCon è dotato con le versioni più recenti di firmware di un gateway IP Connex integrato. Sarà quindi ora sufficiente, utilizzando la skill di Alexa piuttosto che quella di Google Home Assistant, fare la ricerca di dispositivi domotici tramite le apposite applicazioni per importare tutti gli oggetti che abbiamo configurato. Bene, e ora alla macchina del caffè per le considerazioni finali. Insomma, vuoi comandare il tuo impianto domotico con la tua voce? Scegli EasyCon di Freedom Pro. Ti ricordo inoltre che EasyCon 4KNX è dotato anche di un gateway interno IP Connex che ti consente di collegarti al tuo impianto con ETS senza l'ausilio di ulteriori strumenti. Se il video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e di cliccare la campanella qui sotto per ricevere sempre le notifiche. Inoltre, se sei un installatore o un operatore del settore, sotto in descrizione trovi tutti i nostri contatti. Ciao!